c'è chi ci prova, chi ci marcia e chi ci casca. Ma in da noi è una cosa seria. L'Ecco FM è la radio dove la pubblicità non ha trucchi o sorprese spiacevoli. Una campagna marketing sulla nostra emittente darà ampia visibilità alla tua attività, qualsiasi essa sia. Artigiano, imprenditore, negoziante, tutti hanno bisogno di farsi conoscere, ma uno solo è il metodo vincente. Contatta l'Ecco FM. Commerciale chiocciola leccofm.it o chiama 0341 35 09 22. L'Ecco FM Visual Radio Station, la radio che ascolti, che vedi e che tocchi. Domenica 16 settembre torna la camminata manzoniana a Lecco. La storica manifestazione ti aspetta. Amore per il territorio e solidarietà, in cui l'intero ricavato verrà devoluto a Telethon. Partecipa anche tu, potrai contribuire alla ricerca e vivere una domenica camminando nei luoghi più suggestivi di Lecco, sulle orme del Manzoni. Per maggiori informazioni visita il sito www.ltmlecco.it. E buongiorno a tutti, siamo con il cappello sulla notizia. Oggi graditissimo ospite nostro è Roberto Nigriello, consigliere comunale del PD. Infatti, non so se avete già notato, Giovanni Colombo lo mettevamo di là a destra, invece Roberto l'abbiamo messo qui a sinistra. Ciao, grazie Marcello, buongiorno a tutti. Beh, era il minimo mettermi a destra, non a destra, anche se Giovanni Colombo è un amico e non disdegno anche della sua poltrona, va bene lo stesso. Tra l'altro avete giocato assieme al torneo Città di Lecco, ieri sera avete preso una ripassata che è la metà basta. Una ripassata, cuore grinta, prima partita, ma va bene così. Quanto è finita? Lasciamo perdere, che è meglio. Stendiamo un cappello anche su quello che è meglio. Non è periodo per i rappresentanti del PD a Lecco, visto anche i problemi che ci sono in città. Io oggi ti voglio massacrare un pochino, dai, facciamo bene, una cosa, un po' di blood, come dicono gli inglesi. Senti, via Ferriera si spaccia come prima, vabbè, io qua me la canto e qua me la suono perché l'articolo l'ho scritto io, però voglio dire, la via Ferriera, quello che dicono i residenti, la si può anche riaprire, ma se non metti la videosorveglianza, quello che sta succedendo all'incrocio tra via Carlo Porta e via Ferriera stessa, cioè nel passaggio che conduce dalla Meridiana a via Carlo Porta, che è stato peraltro riqualificato benissimo, dicevo, se non metti la videosorveglianza in via Ferriera, gli extracomunitari, quelli che vogliono insomma un po' trasgredire, non solo extracomunitari, si cacciano in quel budello, non escono più e non li becchi mai. Che dire? Allora, innanzitutto giustissimo mettere le telecamere, sono a favore, però serve anche chi guarda le telecamere, perché mettere le telecamere solo come deterrente può servire, ma poca roba. Via Ferriera va riaperta quanto prima, perché comunque è un'arteria fondamentale per i lavoratori, soprattutto per gli studenti. Fatto è che va messa in sicurezza, se poi si ritorna alla situazione pre-chiusura, tanto vale. Ma è un problema di soldi, un problema burocratico. Che problema è mettere queste telecamere? Non credo mettere le telecamere, secondo me, è semplicemente un problema di soldi, ma più che altro è anche un problema di raccordo con le forze dell'ordine. Perché il comune, sì, è vero, mette le telecamere, però non può essere il vigile a stare lì tutti i giorni a controllare cosa succede in via Ferriera. Ma serve che la questura faccia qualcosa. A proposito, relata Refero, i residenti mi hanno detto di non aver mai visto un agente di polizia locale in quella via da quando sono lì. Non so se è vero, però non penso che mi raccontino bugie, insomma, ecco, no, diciamo così. Spero che non raccontino bugie, perché da un lato spero che non raccontino bugie, perché sarebbe controproducente nei loro confronti. Però se i vigili da lì effettivamente non sono mai passati, faremo un controllo e chiederemo loro il perché, soprattutto al nuovo comandante, se che intenzioni ha, perché mi piacerebbe sapere anche in questo caso sul fronte sicurezza il nuovo comandante che cosa ne pensa. E ovviamente, se non dovesse passare un vigile urbano,
che passi la polizia. Va bene. No, quello passa. Infatti mi hanno fatto questa distinzione. Noi chiamiamo la questura arriva. Invece... però non devono chiamarla. In una via del genere non sì. andrebbe chiamata. Perché comunque la gente pensa sempre al, ha sempre in mente il concetto del vigile di quartiere, del carabiniere di quartiere. E spesso e volentieri non è tanto la concreta insicurezza, ma è semplicemente la sensazione, cioè vedere il vigile che passa ogni tanto, vedere il poliziotto piuttosto che il carabiniere, la gente si sente più sicura. In quella via poi è una via, diciamo, non è una via affollata 24 ore su 24, ma in certi periodi della giornata, diciamo, che passano migliaia di persone. Esatto, si passa da migliaia di persone a zero. A zero, quindi diventa una zona di periferia alla mercé di tutti e di più. Ti prendi un impegno di farci sapere magari venerdì prossimo, se sarai ancora nostro gradito ospite, che cosa, se ci sono novità e se ci saranno novità sulla videosorveglianza di via Ferriera? Volentieri, e anche se passano se i vigili hanno intenzione di passare o meno. Così, ecco. Rispondiamo anche alla alle varie Facciamo segnalazioni. Una trasmissione di servizio. Una Bene, direi di servizio. Dunque di prenderci una piccolissima pausa e poi secondo argomento di giornata. Grazie. Oggi siamo seri, il venerdì si vede che insomma si va verso il weekend, c'è un'ultima botta di serietà prima di darsi alla pazza gioia. Roberto, purtroppo parliamo di sangue, cioè parliamo di un fatto di cronaca nera di qualche tempo fa, l'agosto dell'anno scorso, quando due giovani, chiamiamoli così, per una banale discussione in seguito, mi pare, al furto di un piccolo skateboard di pochi euro, hanno quasi ammazzato un ragazzo, insomma, perché gli hanno tirato una bottigliata al collo e questo è stramazzato a terra perdendo un sacco di sangue. Però questo è il casus belli, lo chiamerei, per chiederti una cosa: come mai a Lecco, come in tante altre città, non c'è l'ordinanza che vieta alle persone consumare alcolici in bottiglia soprattutto, ma anche in lattina, nella pubblica via? Ti spiego. Questo magari sarebbe successo con altri oggetti contundenti, avrebbero tirato su un San Pietrino di Porfido, l'avrebbero menato con un bastone e tutto quello che vuoi. Però uno dei problemi che si vede in giro per la città, e ritorno anche in via Ferriera, è proprio questo, che ci sono un sacco di persone che si sbronzano con la birra, la bottiglia di birra in mano, il che, vabbè, se si sbronzano non è un bello spettacolo, c'è l'ubriachezza molesta se è molesta e tutto quello che vuoi, però avere in mano una bottiglia e essere ubriachi diventa avere in mano un'arma, così pure una lattina, per amor di Dio. E invece se uno vuole andare a bere tranquillamente fino a quasi sbronzarsi, può andare tranquillamente in un bar, si siede, consuma, non rompe le scatole a nessuno. Perché secondo te Virginio Brivio non ha ancora fatto un'ordinanza del genere o è allo studio? Ma partiamo dal presupposto che è una cosa è una situazione indecente, non solo a Lecco, cioè in tutte le città purtroppo ci sono sbandati e quant'altro, e francamente vedere non solo nelle vie del centro, perché quello, il fatto a cui ti riferivi è accaduto nelle vie del centro, evidente. Ma in tutto ed è forse anche più, fa anche più notizia se vogliamo, ma nelle periferie forse è anche peggio. Diciamo che siamo pieni di sbandati, però ecco, è imbarazzante la situazione. Un'ordinanza per vietare il consumo di bevande alcoliche in giro per la città, si era provato con il DASP urbano. Sì. Che però ovviamente non ha sortito grossi effetti concreti, ma non solo a Lecco, in tutto quello il territorio limitato nazionale. A alcune è precise vie della città. Esatto, però si potrebbe anche pensare, visto che c'è il governo del cambiamento, e vuole un maggior senso di sicurezza, da Sporbano a tutte le città. In questo senso invece, forse più che limitazioni da parte dell'autorità, da parte del sindaco di Virginio eccetera,
secondo me anche lì serve un maggior controllo e serve anche una cura da parte di certi esercenti, che vero possono vendere quello che vogliono, però è anche vero che forse non vendere alcolici in determinate ore della giornata a certi soggetti sarebbe anche meglio. Beh sì, è vero che il TULPS, che è il testo unico di pubblica sicurezza eccetera, impone che un commerciante, un barista, non dia da bere per esempio a uno che è visibilmente già alterato, no? Se no rischia. Però insomma, io capisco anche i commercianti, se cominciano a fare loro i poliziotti di quartiere nel loro esercizio rischiano poi di perdere la clientela. Ma se io vedo non solo gli sbandati di cui parlavi tu, ma gente, ma anche ragazzini, ne vedo tanti, ragazzine che vanno in giro con la bottiglia di vetro, magari comprata al supermercato, e questo credo dia molto fastidio ai commercianti, non solo del centro. Oppure il bottiglione, e vedo anche quello, il bottiglione del non so come si chiami la marca, il Gotto d'Oro, il biancone da 2 litri in giro per strada, solo perché è un farsi vedere, come noi magari da adolescenti fumavamo la sigaretta e ci veniva a tossire dopo un secondo, no? Però dico, se si vedono queste cose basterebbe questa ordinanza almeno per rendere più decorosa la città. Poi tutti gli altri discorsi, come sempre, sono molto più complicati di quanto sembrino. Però almeno quello, più che un'ordinanza, secondo me una direttiva alla polizia locale su questo, perché dovrebbe intervenire la polizia locale più che altre forze dell'ordine, perché soprattutto la cosa che mi rattrista è vedere un ragazzino, una ragazzina, che poi il giornale, soprattutto nei periodi estivi, è pieno di queste notizie, cioè si legge tutti i giorni 16enni all'ospedale per abuso di alcol, come etilico. Certo. Quando io avevo 15 anni certe cose non succedevano, sono cambiati radicalmente i tempi, per carità, però un'ordinanza messa sulla carta come la telecamera messa e nessuno guarda. Beh, oggi se un poliziotto o un vigile si avvicina a uno che ha una bottiglia di birra o di vino o di qualsiasi altra cosa, di amaro, di grappa, e per strada, non gli può dire nulla se non dà fastidio, perché la bottiglia di vino, di grappa, di birra non è vietata a portarsela in giro. Se invece fosse vietato questa, ma anche le latine di birra da mezzo litro, sì, eccetera, sì, sì. E se invece fosse vietato, se non altro uno sa che se vuole bersela se la può bere, ripeto, comodamente e molto più decorosamente seduto al tavolino di un bar o dentro un locale, una birreria o questi locali. Spesso qui, spesso e volentieri, cui purtroppo sono anche troppo giovani, quindi se sono minorenni bisogna intervenire, appunto, bisogna intervenire sul minorenne, contattare i genitori e evitare, ma non per la sicurezza delle altre persone, per il loro bene mi hai dato ancora più ragione, perché in effetti non consideravo che un adolescente non potrebbe acquistare dell'alcol, no? Per cui se è vietato portarsi in giro la bottiglia di vetro piuttosto che la lattina, il problema è a monte, cioè no, non solo è a monte, voglio dire, l'adolescente non può più farlo, almeno non lo può più fare in giro per strada. In un bar non dovrebbe poter essere servita una cosa del genere, per cui lui né fuori dal bar né dentro il bar, se adolescente, può consumare alcol così liberamente. Bar, che forse il problema non è tanto nei bar, ma soprattutto nei supermercati, perché alimentari, che fanno benissimo, esatto, a vendere queste cose, esatto, per amor sì di sì Dio. No, fanno il loro interesse, per carità, però a loro rischio e pericolo, sì, no, se lo vendono a minori di 18 anni è un reato, esatto, per cui va bene, facciamo un'altra pausetta e ci risentiamo fra pochissimi secondi. Grazie Mario Alberto. E parliamo di lavoro, Roberto Nigriello, consigliere del PD. Oh ragazzi, ma io c'ho questa cosa, no? Perché poi mi piace quando viene Giovanni Colombo, meno offendenti sulla Lega, quando viene Roberto Nigriello do qualche schiaffoncello anche a quelli del PD. Ma come si è passati, questa è una domanda un po' alta, come si è passati da essere a sinistra un partito del popolo nato dall'esperienza operaia eccetera, essere diventato un partito giacca e cravatta? Non ti sto dicendo perché ce l'hai tu oggi, a parte che se fossimo stati negli anni 70, uno di sinistra con la cravatta sarebbe stato veramente linciato, questo te lo dico, ma sei troppo giovane per saperlo.
Com'è che questo? Siamo arrivati ai comunisti con Rolex ormai. Radical chic. I leghisti li chiamano radical chic. Come mai questa cosa? Come mai? Ah, io onestamente sono dell'area di sinistra, del PD chiaramente, ma non sono di quell'area che non guarda. Sei radical chic tu. Non mi giudico radical chic, ma preferisco che lo pensino le altre persone, che lo giudichino le altre persone. Però onestamente secondo me... però vi sentite più intelligenti del leghista medio, dai, non dirmi, Vabbè, ci si sentirà più intelligenti del leghista medio, questo è il problema, questo forse è il problema, o forse il problema è il contrario, no? Poi la percezione che dai alle persone, che la persona si fida di più, diciamo, di quello che è più simile a lui, no? Perché se tu ti fidi... Guarda, se devo darti un giudizio politico, spero che la gente non sia più simile al governo giallo-verde, nonostante i voti che ha preso, perché altrimenti la cosa mi preoccupa realmente. No, allora preoccupati, è così. Allora iniziamo a preoccuparci, saremo fatti dal 90% di acqua, come disse qualcuno, no? Per cui, come Matera in Puglia spostata così, però ormai non ci si stupisce più di nulla. Però per tornare alla tua domanda, io non sono un estimatore di Renzi, non l'ho mai sostenuto, nonostante sia stato il segretario del partito per il quale sono iscritto, e tra l'altro sono anche un segretario di un circolo del PD. Bisogna tornare a guardare alla classe operaia, alla gente che lavora e alla società. Non vedere se la classe operaia guarda voi, però. Forse quello, perché il problema è che la classe operaia non guarda più a noi. Esatto. E quindi bisognerebbe i vertici, anziché dire rincorrere, o anche quando porta a volte avremmo dovuto farci rincorrere, forse avrebbero anche dovuto dire: ma i nostri valori, le persone che c'è nella nostra base elettorale storica, il nostro zoccolo duro, perché non ci guarda più? È vero, fa bene cambiare, però i voti parlano, la gente ha votato. Sì, perché mi ha stupito molto, e poi veramente chiudiamo subito questo piccolo parentesi tra virgolette politica. Mi ha stupito molto risentire, proprio stavo facendo lo scrolling su un sito della Lega, le parole di Matteo Renzi relativamente all'immigrazione. Diceva le stesse cose che dice Salvini, sembra una cosa incredibile ma era proprio così. Il problema è la credibilità, cioè se dici Salvini ci credono, perché è uno che ha sempre detto quelle cose. Invece Matteo Renzi evidentemente diceva per accattivarsi quella fetta di elettorato che infatti poi non l'ha più votato. È questione di credibilità, per cui non solo di lanciare messaggi giusti o sbagliati che siano a seconda delle sensibilità. Guarda, io do atto e do un merito a Renzi di essere forse nella storia della sinistra italiana uno dei miglior comunicatori che quest'area di sinistra ha avuto negli ultimi anni. Però non è bastato, cioè tante belle parole, poi do atto che sono state fatte tante cose col governo precedente, da Renzi, Gentiloni e quant'altro, tante cose condivisibili, qualcosa di meno, però sul tema degli immigranti personalmente è un cavallo di battaglia della Lega. Sì. Per cui ci sta che la gente ascolti Matteo Salvini e che Matteo Salvini porti avanti il cavallo di battaglia storico. Anni e anni fa era nord contro sud, adesso invece è Italia contro, qua non dico resto del mondo, però contro Nord Africa e quant'altro. Mi ricordo ancora i cartelli quando ero piccolo: io non si affitta a meridionali. Sembra passato esattamente un secolo, no, sono passati meno di 40 anni. Basti pensare che la Lega ha preso voti anche a sud Italia. Ok, stacchiamo un attimo e cambiamo argomento. Lecco FM Visual Radio Station. Visual Radio Station. Pura energia da ascoltare. Abbiamo i microfoni. Ed eccoci. Eccoci ancora con il cappello sulla notizia. Il cappello l'ho messo qui oggi, non l'ho spostato di molto, ma perché siamo concentrati tutti su una stessa, diciamo, uno stesso refrain, che è quello dell'essere vicini alla gente. E io non è che mi sia tanto stupito, però è così: c'è stato assalto all'Iperal per avere un lavoro. Più di 600 candidati si sono presentati ieri nell'aula Magna e via Previati per un colloquio, no? E infatti gli organizzatori sono molto soddisfatti, saranno contattati tutti, eccetera eccetera. Stiamo parlando di un lavoro, lo dico per chi ci ascolta, assolutamente dignitoso. Io auguro a tutti e 600 di essere, saranno solo 30 le assunzioni,
però auguro a tutti questi 600 candidati di trovare presto o tardi un lavoro da lì per al in poi, ma è un lavoro che mediamente parte dal 1000 euro netti al mese, non di più, e per salire si fa molta fatica, bisogna dare grandissima disponibilità, al lavoro davvero di sacrificio quello di lavorare nei centri commerciali. Eppure 600 ragazzi, e non solo, ho visto qualche foto, c'erano delle mamme, c'erano dei ragazzi di origini evidentemente extracomunitarie, c'era un po' di tutto. Cosa vuol dire? Ah, innanzitutto bene, ci credo che gli organizzatori sono soddisfatti, 600 persone per 30 posti vuol dire che è un'occupazione che fa gola, ma non fa gola perché magari il datore di lavoro è un datore di lavoro importante, ma perché c'è bisogno di lavoro, la gente vuole lavorare, dai giovani a soprattutto le persone che magari sono tagliate fuori dal mondo del lavoro, cioè cinquantenni e quant'altro, è un problema per loro. Diciamo che spero che per queste persone, per i giovani soprattutto, sia un trampolino di lancio per iniziare a entrare nel mondo del lavoro e fare qualcosa e iniziare a realizzarsi, anche perché oggigiorno in Italia il lavoro non è, la situazione del lavoro non è delle più rose. Però ci sono poi realtà, l'abbiamo visto ieri, come il Politecnico di Milano, dove se tu frequenti un qualsiasi corso del Politecnico, lo porti a compimento, hai un'altissima probabilità di trovare lavoro. E dunque la domanda è, dobbiamo fare davvero tutti e solo gli ingegneri? Non c'è più spazio per le, per esempio, per le lauree umanistiche, per altri lavori che non siano fortemente tecnici? Perché è quella un po' la deriva che mi sembra di vedere nel mondo del lavoro. Se fai l'ingegnere, l'architetto, il geometra, piuttosto che l'idraulico o l'elettricista, il carpentiere, probabilmente non avrai grossi problemi. Se appena appena cerchi di fare altro, che ha la stessa dignità di quei lavori che ho citato prima, incontri più difficoltà. È così? Paradossalmente, e ci riflettevo in questi anni anche con amici e conoscenti, si è tornati indietro nel tempo. Adesso iscriversi a un istituto superiore che offre materie tecniche o piuttosto che un istituto professionale rende di più in prospettiva, come dicevi tu, che iscriversi a un liceo, il liceo scientifico piuttosto che classico, perché le mansioni che ricercano sono semplicemente, tra virgolette, semplicemente quelle di, per stare sulle chiese, quelle che ti insegnano al Badoni piuttosto che al Fiocchi piuttosto che... Tu a tuo figlio cosa faresti fare? Secco. Io a mio figlio cosa farei fare? Gli farei fare quello che vuole. Ah, beh. Risposta un po' democristiana, sì, no? Esattamente, però, insomma, no. Metà PD è democristiano, metà no, però anche nella Lega. Sì, ma ogni mondo è paese, no? I democristiani sono dappertutto. Però il Politecnico è un fiore all'occhiello. Sì, quello. Per cui ci credo che chi esce dal Politecnico di Lecco non ha problemi nel trovare lavoro, soprattutto è un, ricordiamo che ci sono i corsi di laurea studiati apposta per l'offerta, diciamo, di lavoro piuttosto che di Lecco. Si rinasco, faccio l'ingegnere. Grazie Andrea, mandami il jingle, e Mario Alberto pure. Lecco FM, mi piace questo jingle, è fantastico ragazzi, grazie Mario Alberto e Andrea che sono, e voi non li vedete, ma sono innanzitutto due bronzi di Riace, sono dei ragazzi bellissimi e poi sono anche intelligenti e bravi, eccoli lì, adesso si sono traditi, io li avevo mentito spudoratamente, loro si sono fatti vedere, ok. Allora, un cavallo di battaglia mio e di Roberto Nigriello, perché condividiamo la stessa passione per la Calcio Lecco da questo è il mio 27esimo campionato come radiocronista, come giornalista, come tutto, e tu qualcuno di meno, però so che anche tu sei molto molto interessato alle sorti della Calcio Lecco, per cui stadio in affitto. Allora, domenica, precisiamo per chi non si intende invece di Calcio Lecco, domenica si va alla prima di campionato e si va in Veruno, ok? E dunque intanto salutiamo il nostro video ascoltatore Alessandro Fontana da Colico, voglio precisarlo che la mia
seconda parte, anzi dall'edicola della stazione di Ricolico, edicola fantastica, è uno spazio pubblicitario autogestito questo. Dicevo, verrò presto con la maglia blu celeste a trovarti, caro Alessandro. Ritorniamo dunque al Lecco. Dicevo, esordio in campionato per il Lecco a Inveruno, prima giornata del campionato di Serie D, girone A. Ma intanto a Riga Monticeppi domenica va in scena una partita che non riguarda il Lecco ed è Caronnese-Pontisola. Ora, il presidente Di Nunno giustamente ha ricevuto questa richiesta dalla Caronnese, che sta rifacendo proprio manto in sintetico, e dunque ha messo a disposizione, previa autorizzazione del comune di Lecco, lo stadio Riga Monticeppi. Gli ultra, sì, un gioiellino tra l'altro. Gli ultra protestano, non si tocca la curva nord, cioè non vogliamo altri tifosi ospiti, diciamo, nel nostro tempio. Hanno ragione? Hanno completamente ragione. Allora, io, Marcello, lo sai, ho il blu celeste nel sangue, da quando avevo 14 anni non mi sono più spostato dallo stadio. Cioè, potrebbe essere considerata la seconda casa, vedere il Lecco mi... Ogni domenica io dico alla mia ragazza: io ho una malattia, cioè non ci posso fare niente, devo andare che non a va più via. Non va più via, no, non, è, non continuiamo come dire in cura, che è meglio, perché sennò la prima domanda che mi hai fatto in trasmissione diventa un po' problematica. Esatto, bravo. No, io mi ricordo un tempo dietro una situazione del genere, i tifosi segarono i pali delle porte. Eh sì. Io spero non accada questa volta. Legnano Spezia 2010, 7 giugno, playoff. Però c'erano problemi di tra tifoserie. Insomma, Legnano, insomma, che non c'è mai stato simpatico. Non c'è mai stato simpatico e spero che si continui su questa strada, perché non ci interessa. Poi a volte magari dico queste cose e passo per il leghista della situazione. Passi per l'ultra, non passo leghista, per l'ultra, dai. Meglio ancora, guarda, preferisco così. No, la curva nord è la casa, è il cuore pulsante dello stadio, rimesso nuovo tra l'altro, ed è un gioiello. È giusto affittarlo se qualcuno ne ha la necessità. Certo, se fosse stato il Como, piuttosto mi sarei tagliato una gamba, le dita e la mano, ma l'autorizzazione mi sarei imposto. Non si dà l'autorizzazione. Roberto Nigrello, il consigliere ultra dell'Eco, fantastico, questa è una cosa che mi piace tantissimo. Devo dire anche che però forse è un falso problema, perché la Caronnese ha messo a disposizione un pullman per i suoi tifosi, io non so se l'ha riempito, comunque ha messo la dicitura che si mette sotto le gite per gli anziani, no? Al raggiungimento delle 20 unità il pullman si farà, se non si raggiungono le 20 unità non si fa, cioè c'è anche il dubbio che ci sia un pullman da Caronno per Tusella, per cui adesso che ci fosse il problema di aprire la nord, no. Invece Legnano Spezia lo stadio era pieno, era un playoff di serie C2 allora, alto livello. Ad alto livello, ed era un'altra cosa. Poi mettere i legnanesi nella curva nord sarebbe stato anche forse sufficiente spostare le due tifoserie, non lo so, un discorso ormai andato. Diciamo che è un problema che non si pone realmente, anche perché al di là della Caronnese, senza offesa a Caronnese, senza offesa al Pontisola, sì, l'anno scorso il girone B, l'Eco Pontisola, quanti tifosi abbiamo visto al Pontisola? Boh, io la curva sud l'ho sempre vista chiusa l'anno scorso, ma quest'anno ci ha cambiato di girone, speriamo di aver qualcuno in più. No, c'è il Savona. C'è il Savona, c'è la Sanremese. Vediamo. Ex, diciamo, possiamo compagno. Aspirare a 50 tifosi ospiti quest'anno, eh? Io penso di sì, ma anche di più, ce la possiamo tirare in Serie D. È vero che noi non ci vogliamo stare, però un po' ce la possiamo tirare in Serie D. Ce la possiamo tirare, ce la dobbiamo tirare anche di più, perché quest'anno abbiamo un campo spettacolare, uno stadio rimesso a nuovo, e poi abbiamo uno stadio. Iniziamo per dire: abbiamo uno stadio. Campi di Serie D, Marcello, ne abbiamo visti tantissimi. Quanti stadi abbiamo visti? Vabbè. Sta partendoti un siluro, però, e io ti ho portato sullo stadio, ma è un tranello. Per lanciarti il siluro bione. Speriamo che non arrivi sotto colpito e affondato. Il PD non c'è più se parlo di bione. Io ci sono. Tu ci sei, sei qua, ti ringraziamo. Anche perché sapevi che ti avrei fatto questa domanda sul bione. Perché è vero che è stata data la proroga della omologazione dei campi da calcio. State facendo i primi lavori per quanto riguarda gli spogliatoi 4 e 5, mi pare. Si rifarà in sintetico il numero 1. Forse un altro, sì, no? Allora, tema bione, tema cruciale di questa amministrazione, non perché sono faccio parte della maggioranza dell'amministrazione, ma perché è evidente. La città si aspetta da troppi anni un centro sportivo di più di 70.000 metri quadrati, dignitoso perlomeno, perché adesso è fatiscente. O meglio, negli ultimi anni è stato fatiscente.
Lavori a breve termine o a breve inizio? Sì. Allora, sicuramente un campo in sintetico dovrebbe essere molto probabilmente il campo 1, perché le società di calcio che utilizzano e che vorrebbero tornare a utilizzare anche il Bione preferiscono il campo 1 perché ha la tribuna piuttosto che... Va bene. Chiaro. Pista di atletica nuova, perché la pista di atletica nella situazione attuale è indecente. Tra l'altro ti dico anche una cosa, dico anche agli ascoltatori, la pista attuale non può ospitare gare, non ha l'illuminazione e quindi crea, tra l'altro, l'Atletica Colombo che sforna talenti a livello anche mondiale, perché c'è gente che è andata a fare gli europei, c'è gente che è andata a fare anche le olimpiadi, non può essere in queste condizioni. Spogliatoi, tema spogliatoi su tutti i campi. Non solo sul campo 4 e 5, si rifaranno in blocco tutti gli spogliatoi. Ovviamente spogliatoi al campo 1 no, perché comunque sono a norma e ovviamente sono in muratura e si andrà a fare degli interventi di miglioria sulla struttura per evitare cedimenti strutturali e quant'altro. E che altro? Ah, la cosa più importante, perché tutte queste belle cose non potrebbero essere, diciamo, realizzabili, o meglio non arriva, si può... arriva lo spot bruttissimo a quest'ora, magari qualcuno ha fatto colazione, si tappi le orecchie. La rete fognaria, ricordo che il centro sportivo Bione all'esterno è sprovvisto di rete fognaria. Che bello. È la cosa più bella, fai la doccia, scarica l'ago, vai in bagno, che scarica l'ago. Che bello. E sai come sono contenti i pesci siluro? Sono contenti, ne ha parlato l'altro giorno. Pensa quando li peschi come sono contenti. Sono buoni, saporiti soprattutto. Sa perché? No, senza la rete fognaria il centro sportivo Bione nella sua parte esterna, quindi gli spogliatoi eccetera, non possono essere aperti. E poi chiudiamo con una battuta da 10 secondi. Vedremo terminare l'amministrazione Brivio con un'opera compiuta di quelle promesse nel programma elettorale? Sì. Sì? Attenzione, questo è un impegno. Devo dire come in tribunale leggere la formaletta, sì, lo giuro. Sì, lo giuro. Sì, bene, lo bene. Giuro. No, okay. Me lo auguro vivamente, anche perché sennò sarebbe imbarazzante. Ecco, bene, su questo imbarazzo noi chiudiamo la nostra trasmissione. Siamo andati anche un attimino lunghi, ma spero interessanti. Per cui io vi invito caldamente a venirci a ritrovare in audio e in video lunedì, sempre alle 9, perché avremo non solo quel matto nerazzurro di Oreste Bellinzona, ma un altro matto nerazzurro ancora più interista di lui. Io sono un povero milanista schiacciato tra due interisti, però piace. Tanto lo so, che devo fare io. Sono nato tra l'altro nel 69, però nel 79 ho visto Gianni Rivera alzare lo scudetto della Stella a San Siro e mi hanno mi ricordo che è stata la prima volta in cui ho capito che avrei avuto problemi di peso, perché ero sul secondo anello, allora c'erano solo due, e mi hanno detto di scendere perché rischiava di crollare. Siamo venuti nel parterre a vedere la partita, avevo 10 anni, insomma. Da lì non si può cambiare fede, si può cambiare moglie e religione, ma non fede calcistica. Grazie a tutti, grazie anche alla nostra regia, e tutti a lunedì qui. Ciao a tutti e forza Lecco, in bocca al lupo per domenica. Marcello, grazie, mi raccomando. Alberto Migliello, naturally. Lecco FM. The color inside, the color of your mind, the color inside, it's the color inside.